ragazzi e ragazze, bentornati su questi schermi e benvenuti in quella che sarà una nuova rubrica, una sottosezione del nostro video giornale con la quale voglio portare alla luce dei casi esemplari di violenza ostetrica. Perché? Facciamo un passo indietro. Allora, poco tempo fa, ragazzi, vi ho raccontato in questo video il mio meraviglioso parto, che purtroppo è stato più simile a un film di Dario Argento di quanto non mi auspicassi. Perché purtroppo, ragazzi, ho subito tutta una serie di abusi prima del parto, durante il parto e ciliegina sulla porta. Ciliegina sulla porta dopo il parto, e quindi niente, ho voluto condividere con voi questa storia perché dopo quasi 20 ore di travaglio ero lì sul lettino della sala parto facevo un voto e dicevo a me stessa: senti Iris, se sopravvivrai, se farai di tutto affinché tutto questo non debba capitare ad un'altra donna. In particolare, in quel momento, siccome stavo implorando un cesareo perché ero sfinita e perché temevo seriamente per la mia vita, nonché per la vita di Alaska, della bambina, più in particolare quello che dicevo a me stessa era: se sopravvivi Iris, tu farai di tutto affinché una donna possa essere libera di scegliere come partorire, possa essere libera di disporre del proprio corpo anche in sala parto. Perché ragazzi, nonostante fosse evidente proprio anche ai muri che Alaska non sarebbe mai nata con un parto naturale perché non voleva nascere con un parto naturale, e nonostante io continuassi a minacciare il suicidio, praticamente il personale sanitario ha continuato imperterrito a rifiutare di farmi un taglio cesareo. Quindi dopo aver pubblicato questo lungo video, ragazzi, ho ricevuto una valanga di racconti, di esperienze di violenza ostetrica subite da donne che hanno avuto l'infelice idea di portare avanti una specie che evidentemente merita l'estinzione. E questo, ragazzi, mi ha indotto a creare una petizione su Change.org, su Change.org, di cui vi lascio il link nell'info box. Ma ragazzi, la petizione secondo me non è abbastanza, anche perché diciamo che una petizione da sola non lievita. Quindi ho deciso che tutti questi racconti, tutti questi parti del caso che avete voluto raccontarmi debbano essere resi pubblici. Perché? Perché i giornali, ragazzi, parlano, come giusto che sia, di casi di violenza fisica perpetrati all'interno di una coppia, parlano di casi di abusi sessuali, ripeto, come giusto che sia, come sacrosanto che sia, ma la violenza ostetrica, ragazzi, non fa notizia completamente. C'è un motivo se non fa notizia, ovvero che si ritiene normale che una donna partorisca con dolore perché così è sempre stato, e addirittura secondo la versione cristiana della Genesi questo ci siamo meritate, e di conseguenza, ragazzi, non può fare notizia che una donna soffra in sala parto perché è una cosa assolutamente normale. Il problema è che c'è una linea di confine abbastanza netta tra il soffrire per i dolori del parto e il soffrire per abusi fisici e psicologici perpetrati dal personale dal personale sanitario sulla partoriente, perché questo tipo di sofferenza, a differenza delle contrazioni, a differenza delle doglie, una volta che il bimbo è stato finalmente tirato fuori, non passa, lascia il segno e può causare disturbi come il disturbo post-traumatico da stress, che è così diffuso nelle donne che hanno subito violenza ostetrica. Un'altra ragione per cui, ragazzi, non si parla di violenza ostetrica è che quasi nessuno denuncia, e tra questi, ragazzi, purtroppo mi ci metto pure io. Io non ho ancora sporto denuncia proprio perché purtroppo non ero preparata su questa argomento, non contemplavo minimamente che mi potesse accadere una cosa del genere, e di conseguenza, ragazzi, non ho agito prontamente, cioè non ho fatto cose che avrei dovuto fare per poter esporre denuncia, cioè non mi sono fatta dire nomi e cognomi delle infermiere che ad oggi dovrei denunciare, non le ho messe a fuoco come si doveva, anche perché indossavano le mascherine, quindi non posso neanche fornire una descrizione. Cioè, in questo momento, essendo che non posso nemmeno indagare, perché comunque non posso nemmeno entrare al pronto soccorso ginecologico senza avere una valida ragione medica, vista la pandemia in atto,
potrei soltanto sporgere una specie di denuncia contro ignoti o denunciare, non lo so, l'intero ospedale che non merita una denuncia, perché comunque c'è stato, cioè, oltre le infermiere che mi hanno trattata male, oltre le ostetriche che hanno fatto delle cose che non dovevano fare, ci sono stati anche dei medici molto bravi che mi hanno aiutata, che mi hanno seguita. Ecco, diciamo che se fossi stata preparata a quello che poteva accadermi potenzialmente, io mentre ero ricoverata avrei fatto di tutto per ottenere i nomi di queste infermiere che macchiano il buon nome di una meravigliosa professione, perché ragazzi, ad uscire danneggiati da questi comportamenti non sono soltanto le puerpere, ma sono pure gli altri ostetrici, gli altri infermieri, le strutture ospedaliere in cui esercitano queste mele marce. Ecco perché, ragazzi, credo che sia così tanto importante parlare di violenza ostetrica, perché nel momento in cui si comincerà a parlare di violenza ostetrica, io sono assolutamente convinta che verrà letteralmente scoperchiato il vaso di Pandora, e di conseguenza, ragazzi, le denunce aumenteranno, molte più donne andranno in sala parto capaci di riconoscere nell'immediato una violenza ostetrica e di conseguenza capaci di prendere provvedimenti per ripulire la struttura ospedaliera dalla sporcizia umana che la può compromettere. Quindi, ragazzi, eccoci qua, apriamo una volta e per tutte questo vaso di Pandora e rendiamo giustizia alle nostre vagine. Attenzione, parentesi, se siete in gravidanza e siete facilmente impressionabili, io, ragazze, sinceramente non so cosa vi devo consigliare, cioè non so se vi devo dire vedete questo video a maggior ragione oppure non vedete questo video. È brutto impressionarvi in questo momento delicato, però è pure vero che arrivare informate in sala parto sulle realtà che esistono vi rende più libere, vi rende meno manipolabili, vi rende più attente a quello che succede intorno a voi, più attive e meno passive, ecco. Però in ogni caso, ripeto, se siete facilmente impressionabili, pensateci due volte, perché vi potrebbe passare la voglia di partorire e ciò vi metterebbe in una situazione scomoda, perché ormai, ragazze, dovete partorire, cioè non potete prendere una Gaviscon e digerire il feto, mi dispiace. Quella che sto per raccontarvi, ragazzi, è la storia di una donna, sembro Maria De Filippi. Quella che vi sto per raccontare, ragazzi, è la storia di una donna per la quale utilizzerò un nome di fantasia, e il motivo lo capirete alla fine del racconto. Noi la chiameremo Alice. Cosa succede ad Alice? Allora, ragazzi, Alice è alla 40ª settimana di gravidanza, ciò significa che ha terminato tutti e 9 i mesi. Benissimo. Quando è così, comunque, ad ogni minimo segnale scappi in ospedale, perché qualsiasi movimento intestinale può essere potenzialmente un colpo di citofono da parte del bambino. E quindi che succede? Succede che una sera, ragazzi, verso le 20, Alice decide di fare una visitina al pronto soccorso perché percepisce qualche fastidio, anche perché in tutto ciò il suo ginecologo l'aveva avvisata che la testa del bambino era scesa, era molto bassa, quindi il travaglio si poteva scatenare da un momento all'altro. Al pronto soccorso quindi la visitano, però le dicono che in realtà il bambino è ancora alto, quindi falso allarme. Vabbè, in ogni caso, quando è così, un tracciato te lo fanno fare, quindi attaccano un'ora alla macchinetta che misura le contrazioni, nonché il battito del bambino. Ricordate che il tracciato è questo, perché questo elemento ci servirà nella trama. E quindi, ragazzi, ad Alice fanno questo tracciato ed effettivamente il tracciato rileva delle contrazioni, però Alice non le rileva invece, perché sta bene, non sente nessun dolore, quindi... Questo tra l'altro è un momento che abbiamo vissuto tutte, no? Quello in cui guardi il tracciato, dici ci sono delle contrazioni ma io non ho mal di pancia. Oh mio Dio, come sono fortunata, sto per avere un parto indolore. E invece spoiler, col cazzo. Insomma, ragazzi, Alice finisce questo tracciato, però la ginecologa la rivisita e le dice: guarda, a me qui sembra tutto fermo, quindi aspetta un pochino e ti rimando a casa. E niente, però, ragazzi, Alice non ha il tempo di aspettare un pochino, che praticamente rompe le acque così nella sala d'attesa del pronto soccorso ginecologico. Sono le 22:45 e per Alice, ragazzi, sta per cominciare la magica avventura del parto. Purtroppo, però, ragazzi, Alice non ha il tempo di sentirsi emozionata dalla cosa, perché le sue acque, che sarebbe praticamente, cioè, un modo molto colloquiale per chiamare il liquido amniotico in cui il feto alloggia per 9 mesi tipo sottaceto, le acque di Alice non sono trasparenti come dovrebbero essere, ma sono di colore verde.
sul marrone andante. Questa cosa, ragazzi, è un campanello d'allarme, fa preoccupare di conseguenza Alice, perché in genere si sa che se il liquido amniotico è verde, è tinto, si dice tinto, cioè non è trasparente, ci potrebbe essere del meconio nel liquido. In altre parole, ragazzi, il bambino potrebbe stare nuotando nella sua stessa merda, che potenzialmente potrebbe ingerire. Quindi di norma, ragazzi, per evitare una sofferenza fetale è bene tirarlo fuori il prima possibile. Questa cosa, ragazzi, io la so non soltanto grazie a Google, grazie ai gruppi Facebook in cui ci si scambia le ansie, ma la so principalmente grazie al corso preparto che ho seguito durante la mia gravidanza, quindi è stata un'ostetrica a dirlo. Oltre a questo, ragazzi, ci hanno anche detto durante il corso preparto che comunque se rompi le acque vieni ricoverata, che tu abbia contrazioni oppure no, che è quello che è successo a me. Cioè io ho rotto le acque 5 ore prima che mi cominciassero le contrazioni, però mi hanno ricoverata comunque, perché non ti possono mandare a casa con le membrane rotte. Però che vi devo dire, ragazzi, purtroppo l'ostetrica e la ginecologa di Alice all'università non c'erano quando hanno fatto la lezione sul liquido amniotico, non c'erano. Infatti hanno detto ad Alice che volendo poteva tranquillamente tornare a casa, ma poi perdendo acqua te ne torni a casa, non lo so, col secchiello. Comunque Alice, ragazzi, rimane in ospedale, per fortuna, perché nel giro di un 3 orette arriva a 9 centimetri e mezzo di dilatazione. Meno male che non se n'è andata a casa, altrimenti nel secchiello ci trovava pure il bambino. Quindi, ragazzi, viene chiamato il papà, viene fatto salire il papà del bambino, ovviamente non il papà di Alice, e per Alice, ragazzi, comincia l'ultima fase, ovvero comincia a spingere diligentemente, senza nemmeno lamentarsi. Dopo un'ora però Alice chiede l'epidurale per sedare il dolore, perché improvvisamente comincia a sentire un forte dolore. Vabbè, grazie al caso, direte voi, però a quanto pare era un dolore diverso rispetto a quello che le provocavano le contrazioni. Comunque l'ostetrica chiama subito l'anestesista, però quando arriva l'anestesista, ragazzi, Alice ci ha ripensato, cioè il suo dolore è diminuito di intensità e dice no, ho cambiato idea, penso di farcela, non la voglio più fatta l'epidurale. Il che, ragazzi, non mi sembra una cosa stranissima, perché comunque... Cioè, io mi ricordo che la particolarità del dolore del parto è che di norma, quando le contrazioni sono buone, soffri tantissimo nel minuto della contrazione, però durante le pause, diciamo tra una contrazione e l'altra, passa tutto, al punto da farti pensare addirittura che in fondo forse ce la puoi fare, cosa di cui torni a pentirti quando ritorna il dolore. Cioè, sono le montagne russe del parto, la più grande manifestazione pratica del sadismo di madre natura. Quindi Alice dice, ragazzi, sì, ci ho ripensato, io questa epidurale non la voglio più fatta, posso farcela. Ma l'ostetrica, ragazzi, la prende malissimo, perché le dice, vi cito il racconto di Alice, l'ostetrica mi guarda e urla, come? Io ho fatto salire il dottore e tu ora te la fai. Bene, ragazzi, adesso sappiamo che l'ostetrica, poverina, era malata pure durante la lezione sul consenso. Che ci possiamo fare, ha avuto un anno difficile. Scherzi a parte, ragazzi, che qui stiamo scherzando tanto, ovviamente per rompere il ghiaccio, apriamo una mezza parentesi. Allora, il consenso in qualsiasi situazione della vita è sempre revocabile, cioè non vale solo la prima parola, cioè se dico sì e poi dico no, è il no che vale, non è che vale la prima parola, che siamo bambini di 10 anni. Cioè, gran parte delle violenze di genere, ragazzi, avvengono perché alcuni faticano a comprendere questo semplice concetto e pensano che una volta che io ho espresso il mio consenso, io abbia firmato un contratto con il sangue che abbia bisogno di un notaio per abrogarlo. Ma non è così, così come nel caso di un rapporto sessuale, così come nel caso in cui mi venga offerto un bicchiere d'acqua, così come nel caso di una medicalizzazione come l'epidurale. Cioè, se io ho detto lo voglio, ma dopo dico non lo voglio più, comunque significa che il consenso a ciò che mi stai offrendo è negato. Purtroppo, ragazzi, in una situazione come quella di Alice, cioè durante il travaglio, una donna è molto fragile. Non c'è niente di più facile, cioè non c'è nessuno di più facile da manipolare di una persona molto fragile che ha bisogno di punti fermi ai quali aggrapparsi. Per questo motivo Alice, sentendosi intimidita, lei scrive proprio: mi sono sentita intimidita, ha firmato il consenso scritto. Cosa
succede a questo punto? A questo punto, ragazzi, succede che ad Alice torna quel dolore fortissimo che lei descrive come più forte delle normali contrazioni, che già di per sé comunque non sono un carnevale di Rio, però cioè, ricordiamoci che lei comunque ha fatto l'epidurale, quindi un po' strano. Comunque nel frattempo ricordiamo che lei sta sempre cercando di spingere il bambino fuori, ma il bambino non scende, non ne vuole sapere di uscire. In tutto ciò, ragazzi, però succede una cosa che non dovrebbe succedere. Ora, durante il travaglio, di norma sei tutto il tempo attaccata al tracciato, no? Ne parlavamo prima, la macchinetta che ti dice quante contrazioni hai, quando, e ti suggerisce il battito del bambino. Ora, ragazzi, il tracciato di Alice rivela che il battito del bambino sta scendendo inesorabilmente. È un battito che nella norma, se non sbaglio, dovrebbe aggirarsi intorno ai 120 battiti per minuto, arriva a 90, a 80, a 70, a 65, e tutto questo, ragazzi, purtroppo significa una sola cosa: significa che il bambino è definitivamente in sofferenza fetale, cioè non riceve più abbastanza ossigeno. Ad Alice viene quindi attaccato l'ossigeno e le ostetriche le dicono di respirare più che può. Le ostetriche, perché in tutto ciò Alice aveva intorno 9 ostetriche. 9, bene, ma non benissimo, perché su 9 ostetriche, cioè, tutto questo personale, non c'era manco uno il ginecologo. Visto che Alice non capisce che cosa le stia succedendo, giustamente chiede spiegazioni. Io vi leggo direttamente il racconto di Alice. Io non capivo nulla, solo che avevo ancora dolore. Ero attaccata all'ossigeno e non capivo il perché. Chiedo e l'ostetrica mi risponde: hai voluto l'epidurale che a 9 cm e mezzo non si fa. Quindi tuo figlio è andato in sofferenza. Si sono fermate le contrazioni e il dolore continui a sentirlo perché è la testa del bambino che si vuole incanalare, non certo le contrazioni. Con l'epidurale smetti di sentire le contrazioni, non la testa. Tra l'altro scrive tutto in mega caps lock con 1000 punti esclamativi, quindi deduco che il tono dell'ostetrica non fosse esattamente amichevole e consolatorio. Comunque, scrive Alice: cosa? E tutto questo non me lo poteva dire prima di farmi fare l'epidurale? È vero che io l'ho richiesta, ma lei doveva dirmi i pro e i contro, vista la situazione. Che ne so io, comune mortale. Hai ragionissima, cioè intanto Alice, ragazzi, ha perfettamente ragione, perché purtroppo spesso le partorienti vengono lasciate all'oscuro dei pro e dei contro delle varie medicalizzazioni, dall'epidurale all'ossitocina al taglio cesareo, e di conseguenza, qualora si sia concesso miracolosamente il diritto di fare delle scelte, si ritrovano a fare scelte senza avere strumenti che rendano quelle scelte consapevoli, il che di fatto, ragazzi, è una menomazione della libertà di scelta della partoriente, del suo principio di autodeterminazione. Punto secondo. Ma sta cosa di, cioè, che l'epidurale a 9 cm e mezzo non si fa, è vera? Perché io non l'ho mai sentita. Cioè, io chiamo qua a raccolta tutti i professionisti del campo che stanno guardando questo video. Per cortesia, ditemi se è vero, perché io ho sempre sentito che l'epidurale sia sconsigliata sotto, se non sbaglio, sotto i 4 cm di dilatazione, ma che ci fosse un limite massimo proprio mi giunge nuova come cosa. Io penso di avere fatto l'epidurale pure intorno ai 9 cm, forse 8. Non lo so, non me lo ricordo. Comunque, di sicuro non meno di 8-9 centimetri che io mi ricordi. E nessuno mi ha detto questa cosa, cioè mi pare un po' una stronzata. Quindi illuminateci per cortesia. In ogni caso, ragazzi, l'ostetrica, rivolgendosi così alla partoriente, non ho capito che cosa voleva fare, cioè la voleva fare sentire in colpa per avere fatto l'epidurale che le hanno imposto, non ho capito, oppure la voleva rimproverare perché non conosceva una nozione tanto banale. Cioè, può essere, perché effettivamente alle scuole elementari ti insegnano come usare le E con l'accento, come usare le H, la Mesopotamia è la terra tra i due fiumi, e il range di dilatazione della cervice uterina entro i quali è consigliabile eseguire la partoanalgesia. Le basi, Alice. Ma poi dico io, ragazzi, cioè tutti sbagliamo, tutti abbiamo fatto delle scelte sbagliate nella vita, ma quanto puoi avere sbagliato mestiere per riuscire
a dire a una parturiente che suo figlio è in sofferenza fetale per colpa sua. Cioè, io sono veramente convinta, ragazzi, che questa persona nella vita doveva darsi all'ippica, perché chiaramente l'ostetricia non faceva per lei. Comunque, ragazzi, nel frattempo la testa di questo bambino non ne voleva sapere di scendere, e quindi che cosa si fa? Allora, Alice continuava a marcire nel suo dolore, il liquido amniotico era verde, il bambino era in sofferenza, e che fa? Ti propongono un cesareo per così poco? Giammai! Alice, ragazzi, continua a spingere fino alle 6:53 del mattino, quando finalmente questo bambino nasce. Non scendeva perché praticamente aveva due giri di cordone intorno al collo, però alla fine nasce nella mattinata. Tutto è bene quel che finisce bene, magari, perché purtroppo, ragazzi, il bambino non piange e ha un colorito cianotico. Vi leggo quello che scrive e che racconta Alice. Non sto esagerando, era proprio nero e tutto cosparso di melma marrone. Arriva la neonatologa, lo intubano per vedere se avesse ingerito liquido e per fortuna non fu così. Cercano di rianimarlo, sono stati attimi interminabili, il mio bimbo non reagiva. Dopo poco sento un piccolo pianto, chiedo di poterlo vedere, ma mi dicono di no. Lo mettono in una culletta e lo portano in neonatologia. Sta bene, me lo faranno vedere dopo le 9 e poi lo potrò portare in stanza con me. Ok, aspetto. Mio marito torna a casa a riposare e io vado nella mia stanza. Passa il tempo e, ragazzi, alle 8:50, quindi 10 minuti prima dell'orario in cui avrebbero dovuto portarle il bambino, ad Alice squilla il cellulare. Alice risponde e dall'altro lato della cornetta c'è il neonatologo che le dice: guardi, chiamo dalla terapia intensiva, lei è da sola in questo momento oppure suo marito è con lei? E Alice gli dice: no, mio marito non c'è, che cavolo è successo? Parli, cioè, non è che una che ha appena partorito un figlio senza sensi abbia molta voglia di perdersi inconvenevoli, chiaramente. Evidentemente il neonatologo non lo sapeva e le dice: mi aspetti che sto arrivando. Poteva andarci direttamente senza fare questa telefonata, però no, seminare suspense era più d'effetto. Arriva il medico e mi dice che il bambino aveva avuto un'asfissia cerebrale, aveva sofferto molto durante il parto, ma va, e dovevo dare il mio consenso per procedere con il trattamento dell'ipotermia per 72 ore affinché, se ci fossero stati danni cerebrali, sarebbero stati limitati. Mi avvisano però che in queste 72 ore lo avrebbero monitorato per vedere come reagiva, perché potevano esserci complicanze. Con gli occhi pieni di lacrime firmo il consenso e chiedo di vederlo. Non so nulla di lui, quanti chili e centimetri è nato, come sta, come starà, nulla. Lo guardo, gli mando un bacio e con la mano, e vado via, con la promessa che tutto andrà bene e che tornerò presto da lui. Allora, ragazzi, io non lo dico tanto per tirare acqua al mio mulino, però il mio mulino esiste per una ragione. Cioè, abbiamo parlato a lungo nel video del mio parto, anche sotto nei commenti, di quanto il parto cesareo venga demonizzato sulla base di informazioni distorte, a partire dal fatto che venga sempre detto il taglio cesareo è un intervento chirurgico e quindi in quanto tale è rischioso, ma questa informazione non viene accompagnata dal fatto che anche il parto naturale non sia esente da rischi. Questo è chiaramente, ragazzi, uno di quei casi in cui un parto cesareo avrebbe potuto evitare delle gravissime complicazioni. Con questo non voglio dire che il taglio cesareo sia da preferire rispetto ad un parto naturale, ma che demonizzarlo, negarlo a una donna che lo richiede, non eseguirlo in caso di un'emergenza lampante come quella di Alice, o non proporlo ad Alice in una situazione del genere, dicendole quantomeno quali fossero i pro e quali fossero i contro di un taglio cesareo che lei avrebbe fatto, è sbagliato tanto quanto lo è imporlo nel caso in cui la partoriente non voglia un taglio cesareo, non lo richieda e non dia il suo consenso. Detto questo, andiamo avanti. Come se tutto questo non bastasse, Alice non può vedere il suo bambino neanche da lontano durante la degenza, perché era immobilizzata a letto con un fortissimo mal di testa, la cui causa, ragazzi, a quanto pare è stata un'epidurale fatta male, con la quale riporto le parole di Alice. Che è successo? Succede. Riporto le parole di Alice: le hanno bucato la dura madre, che non so cosa sia, sinceramente, perché quando mi hanno fatto firmare il consenso per l'epidurale ho volontariamente scelto l'ignoranza, ma volontariamente, cioè io ho chiesto al dottore: senta, morirò? No?
Benissimo, fatemela, firmo. Puoi mandare a puttana tutta una causa sull'importanza di essere informate in poche semplici parole. Quindi ragazzi, essendo che Alice era costretta a letto per colpa di questa brutta cefalea, a fare visita al piccolino in terapia intensiva andava il papà. Per fortuna il bambino sembrava reagire bene all'ipotermia, però era necessario tenerlo sotto controllo e fargli una risonanza magnetica per vedere se e quali danni avesse causato la sofferenza durante il parto. Vi leggo le parole di Alice. Il 24 ottobre, nonostante stessi male, fui dimessa. Tornai a casa sola, senza il mio piccolo. Mio marito andava e veniva dall'ospedale e mi mandava sue foto. Mi sentivo inutile, impotente, stavo male e non potevo andare dal mio bambino, e lui aveva bisogno di me. Nel frattempo migliorava e dalla terapia intensiva lo spostarono in un'altra stanzetta. Il 27 ottobre, dopo 6 lunghissimi giorni, riesco piano piano ad alzarmi dal letto e decido di andare insieme a mio marito in ospedale. Non vi dico cosa ho provato quando per la prima volta ho preso in braccio il mio bambino, così piccolo e indifeso, chissà se pensava che lo avessi abbandonato. Mi fa molto strano, ragazzi, pensare che contemporaneamente il 27 ottobre io fossi in un ospedale di Palermo a minacciare il suicidio in sala parto. Quindi, sorella, siamo tutte con te. Io veramente, ragazzi, non riesco a immaginare come ci si possa sentire in una situazione del genere. Cioè, dopo un parto psicologicamente e fisicamente violento, tornare a casa senza il bambino, lasciarlo in ospedale nelle mani degli stessi medici che in quella situazione ce l'hanno messo, magari, perché io poi avrei così paura che cadrei nell'errore di generalizzare pensando che tutti in quell'ospedale siano dei macellai, sapendo che potresti riportarlo a casa dopo tutta questa terapia con dei danni cerebrali e pensando si poteva evitare. Cioè, io penso che la frase "si poteva evitare" in questi momenti ti possegga come un demone proprio, almeno per me sarebbe così. Per fortuna, ragazzi, il giorno successivo dimettono il bambino, che però va sottoposto a controlli ogni 10 giorni. Dopodiché, ragazzi, farà una alla Sky ha appena abbaiato o è stata un'allucinazione? Comunque, ragazzi, finalmente il 9 dicembre il bambino di Alice fa una risonanza che rivela che il bambino non ha riportato alcun danno e, scrive Alice, i medici lo definiscono un miracolo data la sofferenza che c'è stata. Meno male che sia avvenuto questo miracolo e definitivamente, ragazzi, tutto è bene quel che finisce bene. Anzi no, cioè è proprio sbagliata questa frase, cioè questa cosa da dire, perché no? Cioè il fatto che sia finita bene non rende bene anche il male che Alice e il suo bambino hanno dovuto patire prima. Cioè poteva non andare bene, poteva non finire bene. In ogni caso io penso che riprendersi da un'esperienza del genere sia a livello psicologico particolarmente difficile, quindi non è bene tutto quello che finisce bene. Finisce bene, meno male, ma non è stato bene. Ragazzi, mi si era scaricata la batteria, vabbè, normale amministrazione. C'è un motivo se ho scelto la storia di Alice come prima storia da raccontarvi, come diciamo episodio pilota, diciamo così. Io penso, ragazzi, che il caso di Alice sia un caso emblematico di quanto durante il parto spesso la donna non venga interpellata per decidere le sorti del proprio corpo e potenzialmente le sorti del proprio figlio. Ad Alice è stata subdolamente imposta l'epidurale che giusto le ha pure fatto male, non le sono stati spiegati i pro e i contro del trattamento, non le è stata offerta l'opzione del taglio cesareo nonostante si trovasse in una gravissima situazione di emergenza. Per di più, ragazzi, Alice ha subito dei rimproveri verbali che secondo me, la butto lì, non l'hanno messa esattamente a suo agio. Tutto questo ha letteralmente manomesso il suo sacrosanto diritto all'autodeterminazione, il suo diritto di disporre del proprio corpo. E per di più, ragazzi, le hanno pure tolto la gioia di tornare a casa con il suo bambino sano e salvo, che comunque, ragazzi, togliendoci tutto il romanticismo, togliendoci tutto il legame affettivo, cioè proprio freddamente parlando, dopo 9 mesi di nausea, emorroidi, astinenza dal vino, dopo le doie, dopo che mi sono fatta infilare le dita nella fagiana da 9 ostetriche messe in fila, cioè nessuna donna merita di tornare a casa a mani vuote, veramente è orribile come cosa, non ci sono termini di paragone per descrivere l'orrore di questa cosa. La cosa peggiore però, ragazzi, è che hanno
rischiato di mutilare un bambino per tutta la sua vita. E tutto ciò perché negli ospedali pubblici, se una donna o un feto non sono proprio lì lì per morire, non ricorrono ad un intervento di mezz'ora come il taglio cesareo. In questo caso manco quando il bambino era già in sofferenza fetale. Quindi insomma, le conclusioni da trarre per me sono sempre le stesse. Alice mi ha detto che ha tutta l'intenzione di denunciare chi ha messo lei e il suo bambino in questa situazione, ed è per questo motivo che mi ha esplicitamente richiesto l'anonimato, perché comunque dovrà continuare ad eseguire per un anno dei controlli in ospedale prima di poter finalmente tirarsi fuori da questa situazione e fare denuncia. A questo punto, ragazzi, non mi resta che fare i miei migliori auguri ad Alice e a suo figlio. Vi ringrazio per aver ascoltato la sua storia e fatemi sapere se vi va che continui questo progetto, cioè se ritenete utile continuare a parlare di episodi come questo. Nel frattempo mi rivolgo alle ragazze, alle donne: se avete vissuto abusi di qualsiasi tipo in sala parto, se vi fa piacere fatemelo sapere. Potete scrivermi via email, su Instagram, su Facebook, dove vi piace, dove vi fa più comodo. Ci tengo a precisare una cosa, ragazzi: io non userò più l'hashtag basta tacere. L'ho utilizzato nel video sul mio parto perché credevo che comunque fosse l'hashtag ufficiale contro la violenza ostetrica, ma ho scoperto una cosa molto infelice. Praticamente cioè l'associazione che promuove questo hashtag, questo movimento contro la violenza ostetrica, in realtà, ragazzi, è assolutamente contraria alla normalizzazione del taglio cesareo. Cioè, tante donne mi hanno raccontato di essere state bloccate per avere sostenuto che una donna debba essere libera di scegliere di partorire con taglio cesareo anche senza un'emergenza in corso, perché il corpo è suo. Sono state bloccate per questo motivo. Quindi, in sostanza, questo movimento, da quello che ho capito, ritiene che il parto debba essere il meno medicalizzato possibile, fatta eccezione per l'epidurale, e che tutte le donne debbano pensarla così. Dico, io spero in cuor mio che questo non sia vero, perché penso che sia più giusto e più appropriato che ogni donna sia informata e sia resa libera di scegliere. Però, di conseguenza, ragazzi, mi nasce l'esigenza di avere un nuovo hashtag per emanciparmi da questo movimento, da questo basta tacere. Io voglio comunque un hashtag, cioè voglio un hashtag, però, ragazzi, non ho abbastanza fantasia per inventarmelo, quindi compiti per casa, scrivete sul diario, portatemi un hashtag. Vi delego il lavoro sporco del quale mi prenderò tutti i meriti. Nell'info box, ragazzi, vi lascio il link della petizione in cui potete andare a leggere tutti i motivi per filo e per segno per cui ho deciso di lanciare questa petizione. Se volete sostenere la causa, per favore lasciate la vostra firma e magari, se vi va, condividete la petizione. Detto ciò, vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo prestissimo con un nuovo video giornale e, ragazzi, a voi la linea.